Bentornati, quindi avete deciso di verificare. Di solito non ve lo permettono, però lo farò io al posto vostro. Allora, di fronte a un apparecchietto del genere, la prima cosa che farei innanzitutto è togliermi ovviamente il cappuccio da scienziato alternativo, perché stiamo facendo una verifica scientifica vera. Eliminiamo i magneti per vedere se effettivamente i magneti sono quelli che portano energia, in effetti non sono quelli. Bene, e allora li togliamo di mezzo. Potrebbe essere qualcosa nascosto qui sul pezzo di plastica, e allora lo togliamo. Ma continua a ruotare. Bene, potrebbe esserci qualcosa nascosto qui in queste puntine, però neanche queste servivano a nulla. Come mai ruota effettivamente ruota sospeso nel vuoto? Questo è compensato. Non trasmette elettricità, ovviamente non conduce, però non impedisce che ci siano dei campi magnetici che lo attraversano. Proviamo a vedere cosa c'è sotto e scopriamo la verità. Ecco cosa c'è sotto. Questo in verità è un piccolo espositore a levitazione magnetica che può sopportare un peso fino a circa 50 grammi. L'energia di rotazione viene dall'esterno, perché se io stacco la corrente, il magnete smette di ruotare e anche di levitare. Quindi avete visto che se noi andiamo a verificare, possiamo scoprire che magari quello che ci viene fatto vedere non è esattamente quello che succede, non è quantomeno tutto quello che succede. Comunque è importante andare a verificare. Chi vi impedisce di verificare sa bene che il suo motore non funziona, perché tutto quello che funziona ed è reale, sottoposto a qualunque tipo di verifica, continuerà ad essere funzionante e reale. Grazie di avermi seguito e vedremo la prossima volta un motore magnetico costruito in un'altra maniera. Grazie.